Grazie per essere tornato ai nostri microfoni. A Michele Masulli, responsabile energia di Come, Istituto per la Competitività. Buongiorno Masulli. Buongiorno, buongiorno, grazie a lei. Grazie per essere con noi. Allora, oggi sappiamo che il Nord Stream 1, gasdotto importante che porta grosse quantità di gas dalla Russia all'Europa, soprattutto alla Germania, si ferma per quello che tecnicamente viene presentato come un processo di manutenzione e di riparazione. Addirittura il Canada, quindi facendo così una deroga alle sanzioni, farebbe arrivare la famosa turbina anche per costringere la Russia alla prova della verità, no? Della serie: ti mancano i pezzi, te li diamo, adesso vediamo cosa fai. Ieri Lemaire, riprendendo i timori della von der Leyen, ha detto chiaramente che la Russia vuole andare verso lo stop definitivo alle forniture all'Europa. Questo quali scenari apre? Quanto ce lo possiamo permettere? Sì, è la von der Leyen e diversi autorevoli esponenti dei governi francese e tedesco, anche Sì. Il italiano, oltre che diversi operatori sentore ormai è quello. di mercato, sì, hanno appunto paventato uno stop totale a margine delle opere di manutenzione, come dire, di routine. Diciamo, le preoccupazioni vanno verso il generale inverno, cioè negli ultimi mesi c'è stato un impegno estremamente importante. Coinvolgendo gli operatori di mercato e anche le finanze pubbliche, incentivando gli stoccaggi per riempire appunto gli accumuli di gas, ma le preoccupazioni sono verso l'inverno, che tradizionalmente è la stagione dove il ricorso al gas si fa ancora più massiccio. È chiaro che seppure appunto questa fase di stoccaggio presentava un trend in ultimo molto positivo, le possibilità di reggere il fabbisogno energetico di gas europeo, in particolare dei paesi che al gas fanno maggiore ricorso, l'Italia tra questi si regge su un equilibrio molto delicato, quindi non si può prescindere ad oggi dalle forniture russe, così come altri fattori come un aumento del gas da parte dell'Asia o un rallentamento delle importazioni del GNL da parte degli Stati Uniti e di altri fornitori può pregiudicare questo appunto precario equilibrio che si sta provando a costruire. Ad oggi non siamo ancora in una fase di emergenza. Come sappiamo, il piano di emergenza gas italiano prevede 3 stadi. Ad oggi siamo al Sì. primo livello, quello che si è attivato anche in corrispondenza ad esempio di ondate di freddo molto, molto importanti. Però se la situazione dovesse peggiorare, così come si paventa dalla Germania, non si potrà fare a meno che ricorrere a razionamenti dell'energia a partire dal settore industriale. Ecco, abbiamo capito, tra l'altro questa mattina il Messaggero ci apre, ma un po' tutti i quotidiani ovviamente cominciano a spiegare, a capire per le informazioni che si hanno quale è il piano italiano, no? E diciamo che è un piano dove ci si inventa poco, c'è un po' di buon senso, nel senso si comincia dalle aziende, capire quelle aziende che possono essere interrotte, poi c'è anche tutta una parte che riguarda ovviamente i consumi domestici, no? Quindi il riscaldamento, poi sarà il condizionatore d'estate, l'illuminazione stradale, l'illuminazione dei musei. Quello che si fa fatica a capire è con questi che sono sì dei sacrifici, ma alla fine non enormi, si può veramente traghettare il periodo più duro o no? Cioè, si fa. No, Ecco, prego. io credo che non ci sia, io ho piena consapevolezza di quanto in teoria può essere pericolosa la situazione se davvero diciamo, stop alle forniture russe, se non si tratta, come dire, di chiudere l'acqua nel momento in cui si lava i denti, di farsi la doccia e non farsi il bagno. Cioè, per una nazione come la nostra che regge sul gas il 40%, più del 40% del mix energetico, alla Russia come maggiore fornitore, gli impatti sono di sistema, per cui si sta chiaramente provando a diversificare quanto più possibile le forniture. Un po' tutta Europa si sta preparando anche ad aumentare, e lo sta facendo, aumentare l'operatività delle centrali a carbone per sostituire il gas. C'è appunto un piano di interruzione per i settori industriali a seconda delle loro caratteristiche. Sul domestico necessariamente si andrà a toccare anche nuove soglie di temperatura e orari per il riscaldamento per il periodo
invernale, però come dire, non, sarà una passeggiata di salute, una vicenda di quel tipo. Su questo io credo che un po' le istituzioni a tutti i livelli, anche i mezzi di informazione, dovrebbero attivarsi per rendere maggiormente la consapevolezza del rischio che si corre, perché mi pare che di questo non si sta discutendo, anzi, se vogliamo, fino a qualche tempo discutevamo di un'azione diversa, cioè di un'interruzione unilaterale Sì. delle importazioni da parte dei paesi europei. Ora vediamo invece che è unilateralmente per procedere lo stesso e con tempi più ridotti rispetto a quelli che attendevamo. Posso fare una domanda? Guardando alla Germania, che fosse solo per una questione non solo produttiva, ma anche proprio di posizione geografica, quindi gli inverni sono più lunghi e più rigidi di quelli italiani. Al di là dei piani che hanno adottato, addirittura di queste situazioni di sharing room, no? Di prevedere grandi palestre, grandi strutture dove le persone possano stare un po' al caldo, oppure questo mega boiler di acqua calda, di acqua bollente, che avrebbe anche delle funzioni energetiche, non solo di riscaldamento, ma perché in Germania, che pure ce l'hanno, non pensano, non è messa a sistema la questione di riattivare le centrali nucleari? Su questo si sta, come dire, emergendo un po' una particolarità della politica energetica tedesca, in effetti, no? Perché anche recentemente loro hanno confermato la volontà di procedere col phase out dal nucleare, mentre di, come dire, di affidarsi maggiormente al carbone. Credo che intervengano equilibri anche all'interno della coalizione di governo. Comunque, così come vediamo in Italia, prevale un po' di scetticismo verso l'opzione nucleare, a cui si vede sempre con sospetto, nonostante sia ad oggi la fonte che contribuisce di più in Europa Sì. alla produzione di Ecco. energia elettrica, e funziona anche, diciamo, funge un po' anche da stabilizzatrice della domanda del continente. Vediamo oggi che in Francia diverse centrali nucleari sono in manutenzione. Ci contribuisce una carenza diffusa. L'Italia importa gran parte da nucleare, il 10% dalla propria elettricità. Quindi effettivamente, cioè, emerge una particolarità in queste scelte che sta più nella dimensione della politica e forse del sentimento pubblico che in quello delle opzioni di politica energetica. Ciononostante, nel mondo si stanno costruendo, Eh sì, si infatti. stima, una ventina di nuovi reattori, che un po' anche come per tutti, ancora di più ricchi rispetto ad altri sistemi infrastrutturali di impiantistica, necessitano poi di molto tempo per essere attivati. Per forza, certo. Masulli, le faccio un'altra domanda. Guardando al rapporto che avete presentato settimana scorsa, Energia, le ricette dell'innovazione per un menù da riscrivere. E da qui emerge che in realtà c'è un fiorire e una bella vitalità delle start-up, e i brevetti invece si fa un po' più fatica. Sì, cioè, come dire, la crescita delle start-up in Italia è significativa, e tante vanno coinvolgendo i settori dell'energia e dell'ambiente, quindi della produzione di energie rinnovabili, di batterie, tutti i dispositivi che possono abilitare la transizione energetica. Sui brevetti, un po' tradizionalmente l'Italia fa fatica, da molti anni a questa parte, noi lo rileviamo. E soprattutto un po' fa fatica anche l'Unione Europea, cioè rispetto a Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti, un po' la Germania riesce a reggere la competizione, ma gli altri paesi europei vanno riducendo la propria quota di brevettazione rispetto agli altri giganti mondiali. È una dinamica che sta in una debolezza di sistema, e imprese ricorrono sempre meno a forme di brevettazione, o quantomeno anche la possibilità di ricorrere ai brevetti varia molto a seconda della dimensione e del settore di impresa. E come sappiamo, come dire, la taglia delle imprese italiane Certo. è notoriamente bassa, quindi le forme di protezione brevettuale sono meno ricorrenti, ma in ogni caso anche in Italia si rileva un dinamismo del mondo della ricerca e dello sviluppo che non va trascurato, anzi, il nostro
settore di ricerca, nonostante spesso scarsi finanziamenti, attenzione, presenta risultati di tutto rispetto. Sul fronte dei brevetti noi rileviamo ad esempio la grande potenzialità degli stoccaggi e degli accumuli che si distinguono rispetto a tutte le altre tecnologie per brevetti prodotti, diciamo, si sta comprendendo bene che per integrare una quantità sempre più ampia di fonti rinnovabili nel sistema noi abbiamo bisogno di batterie, certo, altrimenti tutta quell'energia andrà dispersa. Andrà persa, sì, che è la questione, il problema, definiamolo così, no? Delle fonti alternative, sì, energetiche rinnovabili, trattenere finché c'è il sole, c'è l'energia, poi però bisogna fare in modo di trattenere anche quel di più di energia che riusciamo a ottenere per quando non c'è il sole, ora la dico sì. in modo molto, sì, in modo sì, molto sì, schematico. Quindi da un punto di vista però di innovazione energetica in Italia non siamo messi male. No, noi abbiamo tecnologie che si stanno anche distinguendo nel mondo, appunto sul lato delle batterie, stanno attraendo l'attenzione di tanti finanziatori, cioè, questo vale sia per piccole realtà sia per lo sforzo molto più importante che viene condotto dalle più grandi società del settore, così come enti di ricerca, da Enea, RSE, non fanno mancare il proprio contributo, anzi l'atmosfera è molto vivace. Ne abbiamo condotto anche un altro studio sulla partecipazione delle imprese italiane a Horizon 2020, che è il principale programma quadro dell'Unione, oggi Horizon Europe, dell'Unione Europea sul fronte della ricerca e dello sviluppo. Per quanto riguarda il settore energia, abbiamo visto anche lì come da piccole società a società di dimensioni più grandi, quelle partecipate dallo Stato, c'è grande attenzione a cogliere queste opportunità di finanziamento per contribuire allo sviluppo di soluzioni innovative. Molto interessante come sempre. Grazie dottor Masulli. Grazie. Buona giornata. Buon a presto. Settimana. Grazie anche a lei. Michele Masulli, responsabile energia di Com, Istituto Competitività.